Queste giornate uggiose di fine autunno, inizio inverno, mi ispirano tanti video a tema. Un video richiesto da voi, tra l'altro, oggi, e io ne sono stato contentissimo. Ciao a tutti! Oggi, pensavate che non salutassi, eh? Ebbene sì, oggi parliamo di cinema e per l'occasione, per accompagnare queste giornate un po' plumbe, 10 film che secondo me per un motivo o per l'altro sono perfetti da guardarsi in una giornata, in un pomeriggio o in una serata di pioggia, che sia pioggerella, quella lì un po' sfigatina, oppure proprio pioggia, pioggia o ancora temporalone. Insomma, giornate uggiose, un po' malinconiche, quali film vedere, i libri ve li ho già consigliati, partiamo subito. Allora, io partirei immediatamente da un film meraviglioso, uno di quei film che racconta, secondo me, nel modo migliore, quel tipo di solitudine nell'età della giovinezza, che tutti noi, secondo me, in qualche modo abbiamo attraversato. Un film di un'eleganza incredibile, esteticamente meraviglioso, che conserva quella malinconia sottile, quella poesia sottile che perfettamente si adatta a un clima uggioso. E sto parlando di Millennium Mambo. Millennium Mambo è un film taiwanese del regista iconico Hu Hsiao-hsien ed è un film che racconta la storia di Vicky, una ragazza meravigliosamente interpretata da Shuki, una delle più incantevoli attrici del cinema orientale, che è divisa tra due uomini, sostanzialmente. È un racconto di formazione, in realtà questo, che segue appunto la maturazione di Vicky come ragazza che è rimasta incastrata all'interno di quella che è una relazione fortemente tossica con Hao Hao, che è questo ragazzo di cui lei è innamorata persa, ma allo stesso tempo è molto geloso, la controlla, addirittura le ha proibito di prendere la maturità, non l'ha svegliata il giorno della maturità per non farle prendere l'esame. Questa cosa per me è già una allucinante red flag, però Vicky ci rimane sotto con questo uomo e probabilmente la tenerezza o la comprensione la va a cercare da un altro uomo. L'altro lato del triangolo, che è Jack. Jack è un uomo molto più maturo di lei, ma allo stesso tempo è esattamente quello che Vicky cerca, un uomo comprensivo, un uomo che la rispetti, tenero, ma allo stesso tempo che, perché siccome Vicky è un po' una sfigata in amore, avrebbe bisogno del fumacupido, Jack è comunque un uomo non così facile da frequentare perché appartiene alla malavita, ok? Allora, quella che è una banale storia sulla carta, una banale storia di un triangolo amoroso, viene tradotta da Hu Hsiao-hsien come un meraviglioso racconto generazionale. È un film questo che sfrutta un racconto molto realistico, è molto realistico l'approccio narrativo a questa storia, ma soprattutto attraverso l'espediente del racconto del triangolo di Vicky, quello che vuole fare il regista è proprio raccontare la generazione di giovani taiwanesi e non solo agli albori del 2000. Questo partendo con uno dei piano sequenza più belli della storia del cinema, per immergerci nella prima parte all'interno di locali notturni illuminati al neon. Cioè, probabilmente le sequenze girate in locali notturni e discoteche più belle della storia del cinema, secondo me, per poi arrivare a una seconda parte più meditativa, ambientata in questi paesaggi nevosi dell'Hokkaido, veramente mozzafiato. È un film molto poetico. È uno di quei film che guardi non per la trama in sé, ma per come racconta le vicende, come approfondisce i personaggi, come mette in scena un'atmosfera terribilmente delicata, malinconica, perfetta per un giorno di pioggia e che saprà veramente scavarvi dentro perché in molte cose potreste ritrovarvici. Il secondo film, questo è un classico, però Antonioni, e ho già spoilerato il nome del regista, è proprio il regista da giorno di pioggia. Sarà che lui è il re nel racconto dell'incomunicabilità, dell'alienazione, della solitudine.
in questo è praticamente imbattibile e secondo me è un grande classico da giorno di pioggia, è assolutamente L'Eclisse. L'Eclisse è uno dei suoi capolavori, questa storia d'amore ed incomunicabilità che si sviluppa sullo sfondo di è una storia molto basata anche sui silenzi, sulle incomprensioni che si sviluppa in questo ambiente arido di sentimenti umani molto spiazzante, alienante, in cui si gioca tantissimo con questo contrasto tra i silenzi dell'intimità dei personaggi e allo stesso tempo questi rumori fragorosi della borsa, del giocare in borsa, che è l'ambiente, quella di Piazza Affari, che è centrale all'interno del film e crea contrasto. Da una parte racconta il boom economico degli anni 60 in Italia, dall'altra esalta ancora di più l'aridità dei sentimenti che Antonioni racconta splendidamente in questo film, tra l'altro con una meravigliosa Monica Vitti. Che cosa volere di più? Terzo film che vi consiglio per una giornata di pioggia, questo è un film secondo me meno impegnativo per quanto autoriale, certamente però un film che non dovete essere preparati con il mood, voglio vedermi un pacco polacco, è anche un film che secondo me è bello da vedere in famiglia e sto parlando di Ritratto di famiglia con tempesta. Ritratto di famiglia con tempesta è un film di Rokazu Koreeda, è un regista che vi consiglio sempre, che io amo tantissimo, un regista giapponese che per me è imbattibile nel raccontare proprio le dinamiche e i rapporti familiari. Ha fatto dei film meravigliosi, da Un affare di famiglia, Nessuno lo sa, e tanti altri capolavori, cioè lui in questo è veramente quello che si definisce il discepolo di Ozu. Ritratto di famiglia con tempesta è un film di cui forse non vi ho mai parlato perché, pur essendo mi piaciuto tantissimo, è comunque minore secondo me rispetto ad altri capolavori che ha fatto, ma è quello più uggioso. Sarà che c'è proprio una tempesta all'interno del film, o comunque che la pioggia in questo film assume un ruolo quasi da incidente scatenante. È una storia familiare molto realistica, secondo me, proprio riesce a emozionarti Koreeda quando parla dei suoi personaggi perché è in grado di tratteggiarli con un naturalismo sorprendente. Ed è la storia di quest'uomo, padre un po' fallito, ex marito, esce da un divorzio, la moglie l'ha lasciato perché lui è un buon a nulla, è uno che va per scommesse, dilapida i risparmi, è fortemente depresso. Lui si sente un fallito, è proprio un loser, e vorrebbe comunque riallacciare i rapporti con la moglie, che però ovviamente non ha nessuna intenzione di tornare con lui, e anche dimostrare di essere un buon padre. Però diciamo che lui ha questo blocco personale di immaturità forte, di dipendenze che lo blocca completamente è come se gli impedisse di crescere. È forse un giorno di tempesta, una pioggia battente a risolvere il tutto? È un po' il punto di domanda di questo film, che comunque segue degli sviluppi non banali. Fatto sta che una giornata, appunto una pioggia battente, il classico tifone giapponese con tanto di vento forte, spingerà tutti i personaggi chiave di questa storia a rimanere chiusi insieme in casa. Questo cosa comporterà? Koreeda nel raccontarlo è delicatissimo ed è emozionante, sicuramente. Poi torniamo però nel mood pacco polacco, perché qua se no non ce la si fa. Secondo me è un regista proprio da giorno di pioggia, è assolutamente Tarkovsky, l'iconico regista russo, dietro a capolavori quali Stalker, Solaris, Lo Specchio e non solo. Io però per un giorno di pioggia, sapete che vi consiglio uno dei suoi film più enigmatici, più astratti e con proprio un mood da tardo autunno. Sarà che anche questi colori che virano sul caldo, sulla seppia, fanno proprio film russo anni 60-70, per quanto sia un film uscito nell'83, credo, 83 è uscito, forse anche 80. Vabbè, comunque nei primi anni 80, e sto parlando di Nostalgia. Nostalgia è un film che io adoro. Fatico un po' a dire di che cosa parli, perché in realtà gli elementi sono
sono molto astratti all'interno del film. È la storia di questo scrittore russo che va in Italia. Va in Italia perché sta scrivendo la biografia di un musicista seicentesco, suo connazionale che ha vissuto in Italia, quindi va lì per far ricerca e lì sviluppa una relazione romantica con una donna del posto. Però in realtà è un film questo che indaga soprattutto il rapporto quasi filosofico, introspettivo tra l'essere umano e la terra, o comunque il paesaggio, il legame emotivo che si crea con un luogo che ci è importante, quasi a livello ancestrale. È un film astratto, appunto, però allo stesso tempo esteticamente meraviglioso, elegantissimo, che secondo me è perfetto da guardare, meditativo e perfetto da guardare durante un giorno di pioggia, assolutamente. Altro film uggioso, secondo me, dell'atmosfera uggiosa, film capolavoro che io torno a consigliarvi, assolutamente, Il nastro bianco di Haneke. Haneke è uno dei miei registi preferiti, crudele, freddo, asettico. Qui lo troviamo nel Nastro bianco, che è un film che gli ha anche valso la Palma d'Oro a Cannes, oltre che a altri diversi premi. È un film che lo vede ineditamente quasi ricalcare gli stilemi, l'estetica del cinema quasi anni 50, con questo bianco e nero meravigliosamente realizzato, che ci porta all'interno di questo paesino tedesco degli inizi del Novecento. Sembra proprio un film storico, dove, anzi lo è, dove però Haneke, come sempre, pur dandoci questo contesto storico preciso, in realtà vuole raccontare il micro, quello che arriva quello che si muove sotto pelle a livello anche di animo umano, e in questo caso ci torna a parlare di crudeltà. È in questo paesino tedesco degli inizi del Novecento, infatti, il popolino viene sconvolto da questo incidente che ha un uomo a cavallo, si ferisce gravemente. Sembra un episodio isolato, ma ben presto tanti altri incidenti sembrano saltar fuori, ok, uno dietro l'altro. Un ruolo dominante, o comunque i personaggi che sembrano sempre legati a questi incidenti, sono i bambini di questo paese. Che c'è dietro? È un film, anche questo, enigmatico, sulla crudeltà, sulla crescita, sul non detto. E questi temi Haneke li affronta sempre meravigliosamente. Un film perfettamente uggioso, un film proprio deprimente, ve lo dico, però secondo me è top, con una giornata di pioggia, soprattutto se amate il musicista in questione. Last Days di Gus Van Sant, questo è un film che si ispira in realtà agli ultimi giorni di vita di Kurt Cobain dei Nirvana. È un film che fa parte della sua trilogia della morte, di cui è incluso anche Elephant, il mio preferito in assoluto, di cui vi ho parlato tantissimo sul canale e vi ho fatto anche una recensione apposita. E Last Days segue esattamente quel mood, quindi anziché adottare un'operazione cronachistica del racconto degli eventi, Gus Van Sant preferisce ispirarsi alla figura tormentata di Kurt Cobain per raccontarne il tormento, anche in questo caso attraverso un taglio molto minimale, molto astratto, ma capace di entrare sotto pelle. In questo caso film piovoso totalmente, perché proprio questa malinconia quasi soffocante. Se volete un horror che secondo me è perfetto per un giorno di pioggia, non mi soffermo troppo perché ne ho parlato anche sul canale in una recensione apposita, il mio film horror preferito in assoluto, assolutamente Pulse di Kiyoshi Kurosawa, capolavoro del genere. Non guardate assolutamente quella ciofeca del remake americano che lo snatura completamente. Questo è un film horror che sfrutta internet come stratagemma per liberare i fantasmi, che attirano gli esseri viventi all'interno del loro mondo attraverso il suicidio.
però solo alla superficie, un horror di matrice giapponese simil che miscela paura e tecnologia un po' alla The Ring, perché in realtà Kurosawa vuole fare un horror filosofico e in questo caso rallenta molto i tempi, lo rende molto sospeso, ha questi colori perfetti per una giornata di pioggia perché cambia da toni scuri, bluastri, a toni più tendenti al seppia, al marrone, quindi a me danno l'idea di giorno di pioggia, e racconta tematiche quali la solitudine, la paura di essere soli, la paura che dopo la morte non ci sia niente e si rimanga soli per sempre. È un film molto nichilista in questo senso, disperato, che riesce anche a terrorizzare, secondo me. Quindi se volete un horror perfetto per un giorno di pioggia, Pulse di Kurosawa. Invece è un film che, per quanto si abbia un ritmo più serrato, ma che non posso non citare per un film piovoso, nei film piovosi perché è un film dove la pioggia è decisamente importante, A Snake of June di Shinya Tsukamoto. Un machiavellico thriller psicologico onirico in cui si muovono tre figure in particolar modo. Rinko, questa donna protagonista femminile del film, che lavora in un telefono amico dove aiuta gli aspiranti suicidi a cambiare idea. Suo marito Shigeiko, che invece è un uomo ossessionato dalla pulizia, a tal punto che pur amando sua moglie non la tocca più, lei in questo si sente frustrata, e un terzo uomo, questo fotografo, che ha scoperto di avere un male incurabile, per questo vorrebbe togliersi la vita e prima di farlo telefona all'ufficio di Rinko. Rinko riesce a salvare quest'uomo grazie alle sue parole e quest'uomo decide di ricambiarle il favore, liberando la sua repressione e salvando il suo matrimonio, con le buone o con le cattive. Allora, è un film su cui non mi soffermo troppo perché anche in questo caso vi ho fatto una recensione, in particolar modo facendovi il confronto libro-film, perché Shinya Tsukamoto ha scritto anche un romanzo tratto dal suo stesso film, per aggiungere delle sfumature differenti. Qua si troviamo un film estremamente unico nel suo genere, girato in blu e nero, tra l'altro con questa pioggia scrosciante. Film proprio che ti apre il cervello, tanti temi sono qui raccontati, da sempre c'è il tema, come tutto il cinema di Tsukamoto, del rapporto corpo-macchina, ibridazione del corpo con l'artificiale, rapporto dell'uomo con la metropoli, l'eros e Thanatos, assolutamente, in un film veramente speciale, secondo me. Decisamente più serrato degli altri, più aggressive, più hardcore, però super piovoso, probabilmente uno dei film in cui piove di più in assoluto. Assolutamente. Secondo me è un regista molto perfetto, cioè, ma è molto giusto per un giorno di pioggia. È anche lo svedese Roy Andersson, che a me piace molto. Io vi consiglio questo film, nonostante non sia il mio preferito, ma perché lo vedo il più uggioso di tutti, ovvero Sulla infinitezza. Sulla infinitezza è un film che, come altri suoi dell'ultimo periodo, è strutturato in sketch con pochi personaggi ripresi come se fosse un quadro di opera, con inquadratura fissa, questa perfezione cromatica molto desaturata, molto svedese, in cui si muovono questi personaggi che in pochi minuti, perché sono film costruiti da sketch effettivamente con lievissimi fil rouge tra uno sketch e l'altro, in cui si inscena con un umorismo sarcastico molto freddo, molto svedese, dei piccoli problemi di vita legati all'essere esseri umani. Quindi tristezza, frustrazione, depressione, religione, amore, tanti temi che Roy Anderson riesce a raccontare attraverso questa messa in scena peculiarissima e carica comunque di umorismo. Si ride in modo dolce amaro guardando i suoi film. È un umorismo sofisticato, sicuramente grottesco, forse non per tutti, però se vi piace, vi piacerà.
piaceranno tutti i suoi film, sostanzialmente. E secondo me è molto uggioso, perché ha sempre questa allegria di sottofondo, ovviamente sono sarcastico, che è perfetto per questo mood. L'ultimo film, secondo me, è molto uggioso, per chi vuole un film bello, vabbè, di culto, straordinario, ma un po' più movimentato, sicuramente L'odio di Mathieu Kassovitz. Questo è un film strepitoso, perfetto per un giorno di pioggia, perché ce lo vedo bene, mood periferia post-industriale con pioggia battente, bianco-nero scurissimo, questa atmosfera quasi noir per raccontare la storia di questi ragazzi tra crimini, introspezione all'interno della banlieue francese. Film di culto, potentissimo, iconico, un must assoluto del cinema anni 90, per me perfetto da accompagnare con una giornata di pioggia battente. Quindi, fantastico. Questo, se siete adolescenti trasgri, dovete guardarlo per forza. E detto ciò, questi erano 10 film per me perfetti per un giorno di pioggia. Fatemi sapere cosa ci associereste voi. Avete visto qualche film di quelli che vi ho presentato oggi? Che ne pensate? Cosa consigliereste? Cosa vi siete segnati? Fatemelo sapere. Detto ciò, io vi aspetto a un prossimo video. Vi mando un bacione. Ciao ciao.